Radio Radicale, l'8 marzo del 1894, alle ore 18, 130 anni fa, si svolge uno degli episodi più violenti della Roma anarchica. Alle mie spalle, dove c'è la finestra che non vedete, esplose una bomba in piazza Montecitorio per minacciare il governo, in particolare il presidente del Consiglio, Francesco Crispi, che in quel momento, avrebbe dovuto essere, impegnato nella discussione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giuseppe De Felice, Giuffrida. Giuseppe De Felice Giuffrida era stato il capo del movimento dei fasci, siciliani, uno dei leader. La rivolta aveva messo in grave difficoltà il governo, il primo governo Giolitti, che era stato costretto alle dimissioni anche per l'esplosione dello scandalo della banca romana. A quel punto era subentrato a Giolitti Francesco Crispi, che aveva represso energicamente quella rivolta dei ceti agrari, dei braccianti, dei contadini in Sicilia. Crispi aveva mandato l'esercito e aveva, senza troppi complimenti, oltre ad aver mandato 40.000 soldati dell'esercito, in alcune località della Sicilia aveva fatto uccidere, fucilare i capi di quelle rivolte tra il dicembre e il gennaio del 1894. E aveva fatto incarcerare l'onorevole Giuseppe De Felice Giuffrida, che era un parlamentare che poi avrebbe aderito dal movimento dei fasci al Partito Socialista Italiano. Giuseppe De Felice Giuffrida viene incarcerato senza che la Camera discutesse l'autorizzazione a procedere all'arresto e all'indagine. E proprio quel giorno là la Camera dei Deputati avrebbe dovuto affrontare questo tema all'ordine del giorno della seduta. Tuttavia, durante la discussione di questi tre provvedimenti, alla presenza di Francesco Crispi e del ministro Vincenzo Calenda di Taviani, il presidente del Consiglio Crispi non si sente bene e chiede al presidente della Camera Biancheri di sospendere la seduta e di rinviarla il giorno successivo. Siamo alle ore 17:15. I parlamentari dell'opposizione chiedono al ministro Vincenzo Calenda di Taviani di proseguire la seduta al posto di Crispi, ma il presidente della Camera, anche su indicazione di Crispi, considerato che Calenda di Taviani era un ministro tecnico, decide di far sospendere la seduta e si reca nel suo appartamento in via Gregoriana per riposare e per affrontare il seguito della discussione il giorno dopo. Tuttavia, gli anarchici che vogliono fare questo attentato hanno già lasciato la bomba nella finestra che non vedete, che si trova dietro la mia testa. Decidono di mettere questa bomba sotto un cilindro usato e fanno esplodere questa bomba intorno alle ore 18. Alcuni passanti, come Angela Stolfi di 23 anni di Gubbio, che è un fabbro ferraio, Antonio Montesi di Sulmona che ha 38 anni e Luigi Amaldi di Macerata che ha 60 anni ed è un impiegato, notano quel cilindro, però non ci fanno caso. A quel punto la bomba esplode. E l'esplosione di questa bomba provoca, manda in frantumi tutti i vetri di Montecitorio e tutte le vetrate della piazza che vedete oggi. Naturalmente questa piazza aveva un aspetto molto diverso da quello che ha oggi e l'esplosione di questa bomba si sente in tutta la città fino all'estrema periferia. La avverte tra l'altro il Papa Leone XIII che si trova naturalmente in Vaticano e sta ricevendo due alti prelati. Sentendo l'esplosione, Leone XIII invita il suo assistente a chiudere la finestra perché è convinto che stia per arrivare un temporale. Ricordiamo che siamo
l'8 marzo del 1894 e che quindi il tempo non era ancora così buono. Tuttavia, ad accorgersi subito che si tratta di un attentato, è Francesco Crispi che si trova in via Gregoriana nel suo appartamento e capisce immediatamente la gravità di quello che è accaduto e manda subito degli ufficiali per farsi riferire quello che sta accadendo. Ci sono parecchi feriti, tutta la pavimentazione di questa ala della piazza di Montecitorio salta. Insieme a, come avevo detto, a tutti i vetri. I feriti che vengono raccolti in piazza Montecitorio, che il cui selciato praticamente viene ricoperto di sangue, vengono portati all'ospedale San Giacomo e alla Consolata. Due di questi moriranno. Il giorno dopo, la Camera dei Deputati si riunisce e prosegue l'ordine del giorno e nei giorni successivi verrà data l'autorizzazione a procedere nei confronti di Giuseppe Felice di Giuffrida, che verrà condannato a 18 anni. Tuttavia sconterà soltanto due di questi 18 anni per una sopraggiunta amnistia. Questo è uno dei primi episodi di una catena di violenze che proseguirà poi con l'attentato che Crispi subirà proprio in via Gregoriana, dove aveva sentito l'esplosione della bomba di Montecitorio il 16 giugno. Lo stesso presidente del Consiglio si sente braccato, ma uno degli obiettivi degli anarchici è raggiungere Umberto I e molti anarchici giurano che prima o poi, come poi succederà, ci riusciranno. E non so, per dirla come Leone XIII, quello fu il primo fulmine che avrebbe preannunciato tanti temporali che si sarebbero abbattuti sulla monarchia e che avrebbero portato anche alla fine dell'esistenza di Umberto I, che aveva represso la rivolta dei fasci siciliani con un bagno di sangue che poi avrebbe pagato negli anni successivi.